Gli antichi fantasmi si riaffacciano e spaventano. L'aggressione alla sede della CGIL ricorda l'assalto degli squadristi alla Camera del Lavoro di Torino nel 1922. Ma il Raid, in realtà, accende all'improvviso i riflettori sul fascismo del terzo millennio. Fra i 12 arrestati, infatti, nomi eccellenti della galassia eversiva di destra, a partire da Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente fondatore del movimento Forza Nuova e leader romano del gruppo. Fiore, 62 anni, figlio di Amedeo, combattente per Mussolini a Salò e padre di 11 figli, ha un passato turbolento. Nel 1978 fonda Terza Posizione, un movimento neofascista eversivo. Nel 1980, a 21 anni, ripara a Londra per sfuggire a un ordine di cattura e comincia una latitanza lunga 20 anni. Anche quando nel 1985 Fiore viene condannato in Italia per il reato di associazione sovversiva e banda armata, l'Inghilterra nega l'estradizione. Insieme a Massimo Morsello, anche lui latitante, nel 1997 crea il partito politico Forza Nuova. Insieme, all'estero, i due fanno anche affari, ristoranti, proprietà immobiliari, un'agenzia specializzata in viaggi di studio nella capitale britannica. Quando Roberto Fiore rientra in Italia nel 1999 a reati prescritti, i soldi non mancano e può così aprire subito 50 sedi di Forza Nuova. Nel 2008 diventa europarlamentare, occupando il posto lasciato vacante da Alessandra Mussolini. Ma la soglia del 3% prevista da Rosatellum si rivela un ostacolo insuperabile per i partiti neofascisti, che restano tutti fuori dal Parlamento. Di Forza Nuova si parla nel 2017 per il blitz di un gruppetto di militanti mascherati sotto la sede di Repubblica e l'anno dopo per il sostegno a Luca Traini dopo il raid razzista di Macerata che lo vede sparare all'impazzata su gruppi di immigrati. Ma sono tanti gli episodi di violenza riconducibili all'area di Forza Nuova. Le cifre ufficiali del Ministero dell'Interno parlano di 240 denunce e 10 arresti fra il 2011 e il 2016. L'estrema destra 2.0 per anni soffia sul fuoco, sfruttando la rabbia delle curve e l'esasperazione delle periferie, ma con la pandemia cambia strategia. Dove c'erano le ronde, la lotta all'immigrazione e le barricate anti-rom, oggi c'è la battaglia contro la presunta dittatura sanitaria. No mask, no vax e no green pass sono le parole d'ordine di chi ha deciso di cavalcare la protesta per i disagi provocati dal Covid. E sabato 9 ottobre, per Forza Nuova, è lo spartiacque fra il vecchio e il nuovo, il momento in cui si è deciso di alzare il livello dello scontro.